Citroen C3 Aircross, il compact SUV di ultima generazione, gli spazi interni di una monovolume abbinati allo stile di un SUV. Massima abitabilità interna, eccezionale comfort di guida e possibilità di personalizzare il colore della vettura. C3 Aircross si distingue anche per la sua tecnologia a bordo, unica e irripetibile. C3 Aircross propone motorizzazione di ultima generazione, benzina PureTech e diesel Blue HD, con il cambio automatico EAT6 associato al motore PureTech 110 start and stop. Scoprila presso gli showroom AutoEpi. Caffè? Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800-03-0407. Antica panetteria Alessandra, dal 1971, il pane più buono d'Abruzzo, insieme a Emiliano e Christian. Potete iniziare qui le vostre giornate gustando un'ottima colazione, per poi proseguire con il pranzo e infine una fantastica cena. Vi aspetto qui, a Pescara, in via Piave 45, antica panetteria Alessandra, e seguiteci anche sui social. Parliamone, siamo spesso abituati a trattare temi di carattere sportivo, altre volte siamo andati anche fuori da questo schema, ma oggi a Parliamone è arrivato un argomento molto importante, anche un po' delicato, cerchiamo di farlo in una maniera discorsiva e propositiva, ma se qui parliamo, e ringrazio per la partecipazione Stefano Frattarelli, ciao Stefano. Ciao. Parliamo di argomenti che hanno a che fare sicuramente con la medicina, ma anche con la stretta attualità di ciò che accade negli ospedali italiani, quantomeno ogni giorno. Partiamo da un discorso che potrebbe essere titolato la malnutrizione proteica, il tutto all'interno, Stefano, di un convegno dal titolo che è particolare, ma va spiegato, valutazione metabolica del paziente, implicazioni per la terapia e la prognosi. Cioè, spesso si parte da una situazione di malnutrizione proteica che sicuramente non avvantaggia nella cura delle malattie, ma addirittura peggiora la situazione del malato. Questo in estrema sintesi, ma adesso andiamo nel concreto. Ma, come dicevi tu, il titolo del convegno è molto esplicativo, perché valutare il paziente dal punto di vista metabolico è quello che dovrebbe essere la norma in tutti gli ospedali italiani. Purtroppo ciò non avviene e si assiste di frequente a questa malnutrizione proteica nei pazienti, proprio perché c'è una carenza nutrizionale in atto, accentuato sicuramente dalla patologia, qualunque essa sia. Di convegni ce ne sono tanti, diciamolo. Ma di convegni in cui c'è la presenza di uno scienziato considerato tra i tre più importanti al mondo nello studio degli aminoacidi essenziali non capita tutti i giorni. Assolutamente, questo è un evento unico, credo, in Abruzzo, nel centro Italia. Avere ospite il professor Francesco Saverio Dioguardi è stata un'opportunità incredibile, perché ha permesso ai medici e tutti gli operatori sanitari che erano presenti di essere aggiornati sulle ultime novità scientifiche di questo scienziato e di sapere tutte le ultime ricerche, gli ultimi studi sugli aminoacidi essenziali e le patologie ad esse associate. Il professor Dioguardi ha fatto anche delle denunce importanti, non è certamente una persona che si nasconde dietro un dito, ma adesso lo conosciamo meglio. Prima però vogliamo conoscere l'organizzazione del convegno, un'organizzazione che parte sicuramente da Fabio Frattarelli, che è tuo padre, ma poi c'erano anche altre persone che vi hanno dato una mano. Fabio Frattarelli.
Fabio Frattarelli, uno degli organizzatori di questo convegno, che cosa vi ha portato a scegliere un argomento così delicato per certi versi? Allora, buongiorno a tutti. Questo argomento è un argomento molto importante perché spesso diciamo che va sottovalutato, in quanto noi abbiamo puntato moltissimo sulla divulgazione e la conoscenza della malnutrizione proteica, soprattutto in ambito ospedaliero. Anche perché spesso quando un paziente entra in un ospedale, entra con una patologia e purtroppo entra anche malnutrito. Questa forma di malnutrizione non viene corretta all'ingresso in ospedale e purtroppo non viene nemmeno corretta durante la degenza. Di conseguenza, quando il paziente esce, esce ancora, diciamo così, in condizioni peggiori, perché non è stata corretta questa forma di malnutrizione. Perché accade questo? Accade questo perché per l'invecchiamento ci si invecchia, per cui c'è una forma di senescenza naturale e una forma di malnutrizione, chiamiamola così, dovuta a determinate patologie. E sono processi, come dire, inarrestabili. L'unica cosa che si può fare, a detta dei maggiori esperti in campo nutrizionale e metabolico, sono stili di vita diversi, alimentazione corretta e soprattutto particolari miscele o aminoacidiche che sembrano siano in grado di rallentare questa malnutrizione proteica, per cui questa perdita di massa muscolare. Chi devi ringraziare per l'allestimento di questo convegno, che ha registrato ancora una volta, non è la prima volta che lo allestite qui in zona abruzzese pescarese, avete fatto il pieno? Sì, chiaramente oltre a ringraziare il Comune che ci ha dato questa possibilità, abbiamo fatto questo convegno con il patrocinio del Comune, devo ringraziare i moderatori, il professor Vecchiet dell'Università di Chieti, il dottor Parruti, Giustino. E in particolar modo un ringraziamento va al professor Francesco Saverio Dioguardi perché mi vanto di conoscere ormai da circa 25 anni e ritengo, non io ma la comunità scientifica mondiale, che sia uno dei più grandi ricercatori scienziati per quello che riguarda gli aminoacidi essenziali applicati alle patologie a livello metabolico. Gli aminoacidi essenziali sono un po' la base dell'alimentazione, ma gli aminoacidi essenziali non si trovano spesso nella nostra alimentazione. Il segreto sta qui. Bisogna supplementare, bisogna implementare, bisogna fare in modo che ci sia un riequilibrio, no? Sì, gli aminoacidi essenziali purtroppo, dico, li ritroviamo negli alimenti in quantità sbilanciate, ridotte. Bravo. E ovviamente quando si ha una patologia, una malattia, aumenta questo fabbisogno aminoacidico, in particolare di aminoacidi essenziali. E quindi la supplementazione in questo caso interviene per colmare queste carenze, che altrimenti con la sola alimentazione, corretta che vuole essere, risulta molto molto difficile. Noi abbiamo parlato anche di questi temi perché ci piace spesso parlare di sport, ma anche un po' di sport come wellness, come benessere, e allora gli aminoacidi possono avere un campo di azione molto importante nello sport, ma qui parliamo di argomenti invece ancora più delicati, perché parliamo di quello che dovrebbe accadere negli ospedali e spesso non accade. Perché non accade? Perché ci sono delle motivazioni economiche, cioè perché non ci si può permettere di implementare l'alimentazione con questi aminoacidi essenziali, oppure per ignoranza da parte di? Non lo so, questo dimmelo tu, perché adesso prima di ascoltare Dioguardi, che fa delle precise denunce, volevo chiederlo a te, insomma, qual è il tuo punto di vista? Le motivazioni sono tante, quello che ti posso dire è che negli ultimi anni, grazie anche all'attività di aziende farmaceutiche come quella per cui lavoro io, si sta sensibilizzando sempre di più la figura medica, e non solo, anche biologi nutrizionisti, chiunque operi nel campo della nutrizione, sensibilizzare affinché loro possano adoperare nelle maniere più opportune verso i loro pazienti, quindi aggiornandoli anche con eventi di questo genere, significa portare delle notizie scientifiche fresche a loro disposizione, quindi ampliare le armi a disposizione del medico. Gustatevi assolutamente adesso questa intervista al professor Francesco Saverio Dioguardi.
con il professor Dio Guardi l'hanno chiamata una rivoluzione copernicana, cioè una nuova metodologia nell'approccio anche alla cura dei pazienti. Allora, noi oggi parleremo di un aspetto comune a moltissime malattie, se non a tutte le malattie, che è l'aspetto del sovraccarico del metabolismo indotto dalla malattia di cuore, del rene, dal cancro, e come modificando le entrate nutrizionali, io in particolare poi sono un esperto nella modificazione dell'apporto azotato ed in particolare della qualità degli aminoacidi che compongono l'apporto azotato, come si possa condizionare l'efficienza del metabolismo. Aminoacidi essenziali e aminoacidi non essenziali, tutto o molto sta nella miscela. Assolutamente, questo è il messaggio che sta venendo fuori dalla ricerca avanzata, ovvero nelle proteine che noi introduciamo tutti i giorni il rapporto tra essenziali e non essenziali è tutto a vantaggio quantitativo dei non essenziali, e quello che stiamo scoprendo modificando questo rapporto, vale a dire aumentando la quantità degli essenziali rispetto ai non essenziali, è che il numero di benefici che se ne possono trarre è enorme. Per esempio, uno dei dati più importanti, fra altre cose l'Università di Camerino e l'Università dell'Aquila sono state quelle che le hanno tirati fuori, è che se il cancro viene nutrito con gli aminoacidi essenziali, in 96 ore le cellule neoplastiche si suicidano. Capisce che le implicazioni, siamo all'inizio di una lunga strada, ma le implicazioni sono straordinarie. Possiamo capire qualche cosa che finora non era stato compreso, neanche intuito. Ma gli aminoacidi essenziali non sempre sono presenti nei cibi che assumiamo? Questo è il problema, e questo è un problema drammatico, perché la deduzione che è obbligatorio fare è che quindi quello che la natura ci mette a disposizione non ci fa poi così bene. In realtà la natura cerca di ridurre il numero dei grandi predatori, quelli che mangiano tanto, e uno dei meccanismi coi quali la natura ci uccide abbiamo scoperto essere proprio i non essenziali. Tu mangi tante proteine, mangi tanti non essenziali, i non essenziali ci fanno male. Quindi non è solo che gli essenziali ci facciano bene, ma la realtà è che i non essenziali ci fanno male. E questa è la rivoluzione copernicana. Dobbiamo capire che non è soltanto un problema di quantità, ma è un problema di qualità connessa con la quantità che noi introduciamo. Un grande problema. Adesso le faccio una domanda per concludere, puramente giornalistica, no? Perché se vogliamo è anche un'esagerazione, ma se affermo che con questa domanda il cancro si può sconfiggere in una prospettiva molto futuristica? In una prospettiva futuristica il cancro lo sconfiggeremo. Tenga presente che esistono diversi tipi di cancro e che questo è un problema da far comprendere bene. Spesso persino noi medici non ce ne rendiamo ben conto. E quello che noi sappiamo è che in vitro, attenzione, in vitro è molto limitativo, c'è una differenza enorme tra quello che si fa in vitro e quello che si fa in vivo, è una lunga strada da percorrere, ma in vitro abbiamo già scoperto che quella che è la sua grande forza, l'adattabilità perfetta della cellula tumorale all'ambiente presente nell'organismo, in cui i non essenziali eccedono gli essenziali, se modificato, se invertito, vuol dire se tu aumenti gli essenziali sui non essenziali, il cancro non è in grado di adattarsi e muore. Le cellule normali non solo si adattano, ma ne traggono giovamento. La sopravvivenza degli animali nutriti solo con gli essenziali è maggiore rispetto alla sopravvivenza degli animali che mangiano il cibo normale. È un personaggio, al di là del fatto che se lo stiano contendendo gli Stati Uniti, i paesi ricchi asiatici che vorrebbero tutti quanti avere Dio Guardi è ancora qui in Italia, però... C'è un però, io ho preso appunti, perché lui si considera, l'ho detto, una formica contro il gigante. Cioè il gigante spesso è rappresentato dai grandi gruppi industriali che premono per un altro tipo di alimentazione. L'ho detto. Lo ha detto e ha perfettamente ragione, perché sai bene che gli interessi, come in ogni settore economico, sono forti e sono importanti, quindi non sempre si riesce
far andare le cose in una direzione che sia valida così per tutti. Lui è uno di quei pochi scienziati che fa ricerca in Italia con tante difficoltà, ha raggiunto dei risultati importantissimi per la salute, per l'obiettivo di far stare meglio le persone in Italia e nel mondo sicuramente. E poi io continuo a leggere qui, perché in genere quando vedi un grande scienziato, un grande professore, insomma, difficilmente si espone, però quando tu accendi la televisione e vedi che moltissime case famosissime pubblicizzano continuamente arginina, leucina, non so, lui ha parlato anche della glutammina, Glutammina, sì. e poi scopri che invece, lui l'ha detto proprio chiaramente, ha detto, quando io sento la parola arginina impazzisco, perché l'arginina non fa propriamente benissimo, eppure viene spacciata come un essenziale della tua vita, ma non è così, è esattamente il contrario. Assolutamente, perché le ricerche del professor Dioguardi, ma non solo, tante ricerche consultabili su internet, dimostrano come alcuni aminoacidi, alcune sostanze siano completamente nocive se date per via esogena a una persona, in un paziente. Quindi lui quello che tiene a sottolineare è che non sempre quello che ci viene pubblicizzato, consigliato, è la cosa giusta. L'importante è che quello che viene commercializzato poggi su delle basi scientifiche importanti e incondizionate da pressioni esterne. Ecco, importante questo, è Importantissimo. importantissimo. C'erano come moderatori due professori molto conosciuti qui in zona, entrambi infettivologi, nel senso che sono i primari, ma non credo che si chiami più primario questo ruolo, il direttore dell'unità Sono operativa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, e poi dell'università D'Annunzio Chieti Pescara, che è Jacopo Vecchietti, è da lui che cominciamo, perché Jacopo Vecchietti ci ricorda, tu forse sei giovane, ma comunque tutti quelli della mia generazione, quando sono cresciuti con un nome di Vecchietti, Leonardo Vecchietti, che era il papà di Jacopo Vecchietti, che era quello che introdusse anche la carnitina ai famosi mondiali di calcio vinti nell'82 proprio dall'Italia. Jacopo Vecchietti è il primario di malattie infettive dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara. Con la supplementazione alimentare, un paziente malato, non diciamo che può guarire, ma può migliorare o può rallentare l'avanzamento della malattia? Ma sicuramente l'aspetto nutritivo è uno di quegli aspetti essenziali che rientrano in tutte quelle attività che noi svolgiamo quando ci prendiamo carico di un paziente. Ovviamente in alcuni casi le patologie croniche, ma anche acute, possono creare delle disregolazioni dal punto di vista metabolico e quindi un incontro come quello che è stato organizzato oggi ci consente di entrare un po' meglio nei dettagli e nei termini in cui è utile eventualmente implementare quanto non si riesce a fare con l'alimentazione normale, diciamo. Che situazione troviamo spesso all'interno degli ospedali italiani? Ma devo dirle, secondo me negli anni è molto migliorato. Sicuramente l'aspetto nutrizionale viene guardato con più attenzione. Nelle cucine degli ospedali ci sono dei nutrizionisti che si occupano e preoccupano di fornire un menù, diciamo, che sia in grado di aiutare da questo punto di vista la salute del paziente. Se lei riflette, l'alimentazione è parte integrante della nostra esistenza e su due patologie così diffuse come il diabete e l'ipertensione. La prima cosa che si fa quando si arriva a questa diagnosi è tentare di correggere gli errori che vengono fatti proprio con l'alimentazione stessa, quindi riducendo l'introito di carboidrati e riducendo la quantità di sale negli alimenti.
Jacopo Vecchietti è il figlio di un grande medico che ha fatto la storia italiana della medicina, ma anche dello sport, come Leonardo. È un ricordo di papà. Ma mi permetta di aggiungere che è stato grande in tutto e quindi è stato anche un grande genitore. E lui sicuramente veniva dalla scuola fiorentina medica, in cui gli aspetti nutrizionali erano da sempre al centro delle loro attenzioni, e quindi sicuramente la sua esperienza, oggi ho visto molti allievi di papà in quest'aula, sta continuando, e questo per me è un punto di grande orgoglio. La ringrazio di aver ricordato papà in questa circostanza. Ti stavo dicendo, no? La presenza di due professori importanti, oltre allo scienziato Francesco Saverio Dioguardi, due professori che hanno il loro campo di azione nelle malattie infettive. Come troviamo il nesso? Ma il nesso lo troviamo semplicemente perché anche loro hanno tutti i giorni, si presentano casi di pazienti malnutriti. Questa malnutrizione proteica diventa un fattore importantissimo e ne vale della riuscita delle terapie, della probabilità di superare una malattia, quindi è una condizione fondamentale, base per ogni tipo di patologia, in questo caso ovviamente per tutto ciò che riguarda le malattie infettive. È bella anche la prossima intervista con Giustino Parruti, che ha un bel eloquio, insomma tante idee, e propone uno scambio, diciamo, una collaborazione culturale ma anche alimentare, anche scientifica, al professor Dioguardi. Ne sai qualcosa? Vediamo, poi ne parliamo. Giustino Parruti è il direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Di che cosa parlerà nel suo intervento davanti a questo pubblico così numeroso ma anche competente? Allora, quest'oggi do spazio ad una mia personale, diciamo, passione conoscitiva che fa onore a quella che è la nostra regione. Visto che oggi parliamo di un'eccellenza nutrizionale e della sua possibile utilizzazione nella salute e nella prevenzione, io richiamerò in breve le ragioni per cui l'olio d'oliva prodotto in Abruzzo ad altissimo livello è realmente un primato mondiale in termini di strumento di prevenzione per la salute, e quindi proporrò al professore una collaborazione di lungo termine in cui la regione che oggi lo ospita gli offre anche la possibilità di pensare a una linea di ricerca congiunta su questo argomento. E questo è anche uno scoop giornalistico per certi versi, considerando che si prospetta una collaborazione magari tra l'Abruzzo, l'eccellenza dell'Abruzzo, con uno dei maggiori esperti mondiali nello studio degli aminoacidi. Essenziali. Esatto, e io mi sono permesso in questo senso di richiamare che livello di evidenze oggi ci siano a supporto del fatto che l'attività antinfiammatoria, antitumorale e antinvecchiamento dell'olio d'oliva sia il partner ideale per un utilizzo compiuto degli amminoacidi, che quindi possano trovare un contesto sano nel quale far riprendere massa magra e capacità funzionale. Quindi Stefano Fratelli, anche il nostro olio, quello abruzzese, quello prodotto dalla nostra regione, potrebbe entrare a pieno titolo all'interno di un contesto, un contesto in cui alla base c'è la giusta miscela, lo ricordiamo, questo è fondamentale, tra aminoacidi essenziali e aminoacidi non essenziali, anche nella cura di gravissime malattie come, insomma, purtroppo dobbiamo ricordarlo, il cancro. Assolutamente, gli aminoacidi essenziali entrano a pieno titolo nella nutrizione clinica, nelle patologie. Quello che sta per partire ad esempio nelle Marche è una uniformità, un protocollo di azione in tutti gli ospedali marchigiani per un pochettino essere da apripista nel valutare tutti i pazienti dal punto di vista metabolico, ma soprattutto aprire una lente di ingrandimento per ciò che riguarda
la terapia nutrizionale da cui, dal primo giorno in cui il paziente entra fino al giorno in cui uscirà dall'ospedale, avere una nutrizione e una supplementazione adeguata. E questo si inserisce sicuramente bene nell'ambito del dottor Parrudi, quindi sia nell'input che ha lanciato sull'importanza dell'olio d'oliva nella nostra regione, che sicuramente offre tanto di questo. È bellissimo lo slogan che potremmo dare a questa relazione del professor Dioguardi, perché qui, se si riuscisse davvero a mettere in pratica il discorso che ci ha fatto Dioguardi, che purtroppo è un po' bloccato dal gigante, perché lui è una formica, dal gigante commerciale, dal gigante politico, questa potrebbe essere davvero una rivoluzione copernicana. Lo stesso Dioguardi ha detto chiaramente: non stiamo parlando della soluzione al cancro, ma stiamo parlando di un passo importante verso là. Sì, senza mettere fumo negli occhi davanti alle persone. Assolutamente, non bisogna, ma bisogna seguire la strada illudere giusta, le persone, però come dici tu, seguire la strada giusta ti fa sicuramente avere degli importanti sviluppi, ma Dioguardi è un gigante della scienza e spesso i giganti della scienza vengono ostacolati da altri tipi di giganti. Però diciamo che la nostra attività di informatore medico-scientifico ci permette di tenere aggiornato costantemente il medico sulle ultime novità, sulle ultime ricerche di Dioguardi e altri grandi scienziati, e quindi piano piano, seminando, penso che si possano raccogliere dei buoni frutti. Un altro professore che conosciamo, noi lo conosciamo già da tempo per motivi sportivi, perché lui è un grande cardiologo sportivo, è Patrizio Ripari, che aveva cominciato a collaborare con Dioguardi, che non è abruzzese ma è milanese diciamo, sì, di nascita, già tanti anni fa. E allora facciamo anche un piccolo accenno alla parte sportiva che è legata all'utilizzo degli aminoacidi essenziali. Ripari. Patrizio Ripari, di aminoacidi non si finisce mai di parlare, perché i campi di applicazione sono davvero molteplici. Allora, gli aminoacidi, così come ama dire l'amico Francesco Dioguardi, sono veramente le tessere della vita, perché tutto quello che è proteico, cioè le proteine che costituiscono tutte le strutture del nostro organismo, sono formate da una combinazione infinitesimale di aminoacidi. Fra questi aminoacidi ci sono alcuni particolari tipi di sostanze che sono cosiddette essenziali, che significa che l'organismo non è in grado di produrle. E questo è importante perché questi 8 aminoacidi essenziali, se sono introdotti o assimilati attraverso l'alimentazione, ovvero con la supplementazione, riescono a stimolare la sintesi proteica, vale a dire sono queste componenti che possono poi dare adito alla produzione delle proteine, sia quelle muscolari che le altre proteine del sangue e quant'altro. Nella pratica sportiva, per esempio, che è diciamo il mio campo specifico di interesse, noi abbiamo testato l'integrazione con aminoacidi essenziali in un pool equilibrato da un punto di vista chimico, biochimico, e abbiamo notato come questa integrazione porti a un'ottimizzazione della composizione corporea, valutata con metodiche abbastanza sofisticate come la bioimpedanziometria, la DEXA e quant'altro. Ci hanno dimostrato che nelle fasi di intenso lavoro, dove si consuma parecchio da un punto di vista energetico, l'integrazione con aminoacidi riesce a preservare la struttura muscolare, cioè la massa magra, e consente di utilizzare meglio
gli altri substrati energetici come i carboidrati e i grassi. E questo vale non solo per l'attività di potenza come si pensava una volta, quando si diceva più mangi proteine più diventi forte, ma funziona molto molto di più per l'attività di endurance, come la maratona, il triathlon, il ciclismo e quant'altro. Stefano Frattarelli, intanto grazie, dobbiamo concludere e concludiamo chiedendoti quali altre iniziative o idee avete in serbo, perché negli ultimi anni ci avete portato qui in zona pescarese e abruzzese non solo Dio Guardi, ma anche altri personaggi che hanno fatto una grande divulgazione su argomenti, ripeto, delicati e seri, e quindi bisogna trattarli nella maniera giusta, seria. Molto seri, perché sono argomenti adesso che riguardano le patologie o lo sport, che necessitano delle giuste informazioni, dei giusti attori che sappiano consigliare. La Mito SRL, l'azienda che rappresento, è molto attiva negli eventi scientifici, nel divulgare alla classe medica, alla classe sportiva le giuste nozioni. Siamo attivi in tutta Italia. Adesso l'Abruzzo, sì, come ricordavi tu, anche l'anno scorso è stato toccato un importante evento svoltosi sempre il Consiglio Comunale, il dottor Emanuele Giordano, che era un evento più incentrato nell'ambito sportivo, quindi l'importanza degli aminoacidi nello sport. Prossimamente ci saranno sicuramente altri eventi inerenti al settore sportivo, e prossimamente a giugno la Fiera del Rimini del Wellness sarà presente il professor Dio Guardi, che sarà una grande novità. Grazie Frattarelli. Grazie a voi. Parliamo.